Davide, sì. la stagione purtroppo non è iniziata nel migliore dei modi perché ti sei fatto male con la rottura di due vertebre lombari. Adesso dovrai stare fermo. Per quanto tempo? Beh, da adesso ancora altri 2 mesi, penso. Però dai, già sto bene, già riesco a stare in piedi, va bene, sto recuperando in fretta, quindi vediamo di sveltire la pratica. Troy Bayliss ha preso il tuo posto, diciamo, nella prima tappa. Avete già deciso se sarà sempre lui a continuare nelle prossime gare mentre tu dovrai stare fermo? Sicuramente farà parte dello schieramento anche per la seconda tappa e poi verrà Ducati e la squadra quello che fare, ma penso dai che è bello vedere Troy Bayliss sulla moto. Adesso in cosa consisterà la tua riabilitazione? Ma adesso per il momento devo solo riposarmi e stare il più tranquillo possibile. Adesso dovresti stare seduto, invece sei qua che ti dai ai tuoi fans. Anche questo è giusto, quando vedi tutta questa passione è giusto ripagarla in qualche maniera. Io, diciamo, vivo anche per questo. Come ho detto a Michelle, questa è una seconda casa, anche per te. Eh beh sì, siamo qui a Roma, è bellissimo avere il Moto Days, un evento così importante alle porte di Roma, quindi ci mancava e la fiera ci ha dato una grandissima opportunità sia per noi che per tutti gli appassionati. Grazie mille Davide. Ciao, grazie.